Perché il formato Alliance è una buona idea? Quali saranno gli aspetti positivi e negativi del nuovo modo di approcciare il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo? E come potrà valorizzare i prodotti già presenti in Keyforge? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo circa un mese di test a cadenza pressoché giornaliera, sono arrivato alla conclusione che, sì, l'Alliance, il nuovo formato di gioco promosso dalla Ghost Galaxy questo ottobre, non potrà altro che fare del bene al rilancio di Keyforge. Perché? Nei giorni passati, match dopo match, ho iniziato a sviluppare dei pensieri in merito, ed oggi, qui, in questo video, li analizzeremo nel dettaglio. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quali sono le quattro correnti di pensiero che mi hanno personalmente fatto valutare più che positivamente il nuovo formato da gioco per Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Primo e secondo pensiero. La gente è tornata a forgiare sui tavoli da gioco ed ha riesumato i propri deck inutilizzati. Questi due fattori vanno per forza di cose messi assieme. Molte persone, dopo l'annuncio della Galaxy, mi hanno contattato in privato chiedendomi spiegazioni in merito. Ebbene, devo dire con mio grande piacere di aver notato che numerosi forgiatori hanno ricominciato ad approcciarsi al gioco con rinnovato interesse, dato che la componente deck building, anche se non proprio conclamata, ha permesso ai forgiatori che si erano allontanati in via definitiva dal crogiolo di rispolverare, letteralmente, tutti gli unici acquistati negli anni passati. Ho visto con i miei occhi persone con scatole piene di carte impegnarsi nel riuscire a far quadrare al meglio dei trittici provenienti da unici diversi, testarne l'efficacia sul campo, per tornare poi nei box intenti a migliorare il proprio deck, sostituendo questa casa con quest'altra casa. Devo assolutamente riconoscere alla Ghost Galaxy un merito non da poco, dato che questa trovata di mercato ha spinto curiosi veterani e non della forgia a provare e riprovare un gioco di carte che oramai era da tempo che non faceva più sentire la sua presenza nei vari centri ludici nazionali ed internazionali. Tanto di cappello davvero. Terzo pensiero. Box come Age of Ascension e Dark Tidings potranno essere valorizzati. Parlando con altri forgiatori presenti in loco, ho potuto avere uno scambio di opinioni piuttosto costruttivo, soprattutto per quanto riguarda i vari mazzi Alliance provenienti da due set che tra tutti sono stati più bistrattati nella storia del gioco. L'Era dell'Ascensione ed Ondata Oscura. I due titoli non hanno impressionato positivamente gli appassionati del gioco e le vendite storiche ne sono stata la prova del 9, ma ci crederete mai? In Alliance sia AOA che DT performano. E come se performano?
La prima espansione tra le due, essendo patria indiscussa dei mazzi combo, tra i quali spiccano il Gangernaut, il Brig e l'oramai celebre Genka, ha sfornato unici davvero temibili, che hanno riesumato un altro archetipo di mazzo, oramai andato perduto dopo il nerf a Trucco della Civetta ed accesso alla biblioteca, ovvero gli OTK. Ebbene sì, in combinazione con casate che rappresenteranno letteralmente mostri sacri di controllo board ed ambre, in sinergia con una buona base Marte che avrà tra le sue fila furto della chiave e generosità marziana, si potrà avere a propria disposizione un mazzo che farà delle chiavi un sol boccone, chiudendo il match in un turno dominato dal vantaggio in ogni aspetto ai danni del proprio avversario. E non vi sto parlando per sentito dire, questa tipologia di deck mi è stata utilizzata contro e poco ho potuto fare se non alzare bandiera bianca, ma sono sicuro che là fuori ci saranno altre miriadi di unici pronti a dominare in tornei organizzati, dove l'Alliance la farà da padrona. Per DT invece, devo dirlo, i control deck che ne sono scaturiti e che nasceranno da questo set potranno davvero mettere a ferro e fuoco ogni strategia di gioco rivale, dato che andranno letteralmente a frenare ogni iniziativa. Vuoi utilizzare quella creatura? Non puoi! Ti esaurisco anche l'anima con un reparto insondabili, degno di nota, e con le miriadi di carte che alzeranno la marea. Finalmente in Alliance, l'alta e bassa marea non sarà più di tanto una carta che si trova sul campo di gioco, solo per fare presenza. Potrò sfruttare al meglio qualsiasi effetto proveniente da ogni elemento che del livello del mare ne trarrà un vantaggio. Infine distruggo tutto l'esauribile e via verso nuovi orizzonti abissali da esplorare. Con una varietà di unici costruiti ad hoc per l'occasione, sono sicuro che presto, non appena il Keyforge Event 2022 giungerà al termine, se ne vedranno davvero delle belle. Quarto pensiero. Anche nei commercianti si è risvegliata la voglia di organizzare eventi. Quando il movimento Alliance ha iniziato a riversarsi nelle sale ludiche, inevitabilmente anche l'interesse da parte dei proprietari delle fumetterie si è destato. Infatti sia Grande Inverno che The Lost Dungeon qui all'Aquila hanno deciso di intraprendere una seconda volata di eventi, cosa che non accadeva addirittura dalla chiusura dei centri ludici causa Covid, quindi circa un paio di anni fa. Ho notato inoltre dai vari annunci su Facebook che lì dove il gioco era praticamente estinto, compagnie di forgiatori si sono rimesse a minare ambre, tornando a far rivedere le stelle a incontri spettacolari combattuti all'ultima chiave, e dove la community era già fiorente ha aumentato i propri numeri in termini di nuovi arrivati sul crogiolo. Che se ne dica o meno, una cosa è certa. Il nuovo formato ha sicuramente dato una scossa positiva al ritorno previsto per l'anno prossimo del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo, e ciò non può essere che un bene. Di sicuro questo nuovo orizzonte aperto dopo l'acquisto del titolo da parte della casa americana darà molto lavoro da fare agli esploratori che vorranno sempre saperne di più riguardo i misteri che gli alleati avranno da mostrare. Quindi rinnovo i miei complimenti alla Ghost Galaxy per aver introdotto questo nuovo formato da torneo che sono sicuro darà quella ventata di aria fresca che in effetti a Keyforge mancava da oramai troppo tempo. A livello ufficiale. Anche perché se contiamo ogni volta che la community ha inventato nuovi modi di interagire con il gioco, qui ci servirebbe un contenuto a parte. E voi avete provato a giocare un deck utilizzando questo nuovo formato? E se sì, come vi è sembrato? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.